Bene carissimi amici e amiche, siamo in una nuova puntata del ciclo di catechesi sul peccato originale. Come tutti sappiamo abbiamo cominciato a vedere qualche cosa di abbastanza approfondito sugli scritti di Maria Valtorta, eh, che come più volte accennato durante il corso di questa catechesi era un pochino un punto di arrivo perché moltissime delle cose che abbiamo visto eh, durante la lunga disamina su questa problematica appunto affrontata eh, fin dai tempi dei padri della Chiesa ehm, eh, era ehm, tendente verso ciò che eh, poi il Signore ha rivelato questa grande mistica. Questa sera facciamo un altro step ancora. Eh, ce ne restano altri due o tre, non, non tantissimi, prometto che eh, di questi argomenti se ne parla ampiamente, no? però il, il cuore lo abbiamo già abbastanza individuato. Ci resta, però, un passo molto importante ecco, eh, che è del 6 giugno 1944, che è un, eh, è un dettato che si trova però. Poi eh, nell'opera eh, a commento, appunto, di un episodio da parte di Maria Santissima Stessa che vedremo questa sera. Si trova nel numero 29.7, se una vecchia versione del poema è il primo volume, il capitolo 48, dove la Madonna stessa commenta il suo essere, il rovesciamento di Eva. No? E cosa ha fatto e in che senso lo ha fatto. È molto importante questo brano perché, eh, come poi vedremo eh, più avanti, ecco, perché prima, delle, prima delle conclusioni, farò doverosamente un cenno eh, all'altra rivelazione pre pre presunta tale sul peccato originale, avuta appunto dal sacerdote Don Guido Bortoluzzi, che nonostante, come già accennavo la volta scorsa, si presenti come. Il completamento di quanto ricevuto da Maria Valtorta non lo è eh, né il completamento di quanto ricevuto da Maria Valtorta, come già accennavo, e nemmeno eh, come dire almeno a quanto appare eh, compatibile con la rivelazione e soprattutto con ehm, la responsabilità di Eva nel peccato originale e quindi la necessità che poi la Madonna fungesse da anti-Eva e da nuova Eva. Eh, il che perdere questa dimensione eh, significa, peraltro, ripeto, eh, dare un colpo mortale alla dottrina della corredenzione, che ancora non è eh, ufficialmente riconosciuta, diciamo così, eh, nella Chiesa, per cui al momento si può essere favorevoli o contrari, ma siccome arriverà l'ora in cui... In cui questa cosa sarà fatta, come già accennavo. Questa cosa non può essere fatta prescindendo dal parallelismo Eva-Maria. Perché se viene tolto questo parallelismo, eh, ripeto, si, si ritorna immediatamente nell'ambito del protestantesimo. In cui se la colpa è di Adamo, c'è il nuovo Adamo che ha messo a posto tutto lui. Quindi non c'entra niente né Eva e non serve a niente la nuova Eva. Ma questo non è quello che la Chiesa ha sempre pensato, fin dai tempi della patristica. Allora, abbiamo già visto la volta scorsa ecco, eh, qualche cosa di molto importante detto sulla Madonna, no? ma anche detto dalla Madonna. E, e ripeto, adesso aggiungiamo un altro step. 6 giugno 1944. Dice ancora Maria: Io, Maria, ho redento la donna con la mia maternità divina. Ma non fu che l'inizio della redenzione della donna questo, negandomi ad ogni umano sponsale col voto di verginità. Avevo respinto ogni soddisfazione, concupiscente, meritando grazia da Dio. Ma non bastava ancora, perché il peccato di Eva, attenzione, era albero di quattro rami, superbia avarizia, golosità, lussuria. E tutti e quattro andavano stroncati prima di sterilire l'albero dalle radici. Allora, questo è molto importante perché mh, abbiamo visto che il termine già del peccato originale è stato esattamente la violazione del segreto della vita. Questo l'abbiamo già visto. E quindi... L'introduzione non prevista e non voluta da Dio della riproduzione sessuata nel genere umano, che non è semplicemente una conseguenza del peccato originale, ma è parte del peccato originale. Dico parte perché non c'è solo quello, cioè non è così, così semplice. Ah, il peccato originale è stato il primo rapporto sessuale. Mm. Eh, ni sì e no. È il quarto step, cioè il racconto stesso della Genesi fa comprendere molto acutamente le fasi, perché anzitutto il peccato, appunto in quanto è suscitato e stimolato da Lucifero, è stato un peccato di superbia, perché la leva su cui Lucifero ha fatto forza, come dice il racconto della Genesi, è diventerete come Dio. Conoscendo il bene e il male, diventare come Dio. Quindi, sì, certamente, poi lo strumento diventare come Dio, che significa, l'abbiamo già visto, no? Che cosa fa Dio? Dio crea, Dio dà la vita. Ricordiamo la volta scorsa, no? Dice, che, che vita avete? Avete una larva di vita, eh, a voi non è concesso di essere creatori come Dio. Ecco. Però il peccato di, di Eva è stato anche, quindi, superbia, che si è concretizzata nella trasgressione positiva all'ordine di Dio di non avvicinarsi a questo albero, che attenzione, era un albero che esisteva, anche se evidentemente il frutto non era semplicemente un un pomo da mangiarsi, ma era appunto la conoscenza del bene e del male, ma siccome la conoscenza era già stata ricevuta da, da Dio, dall'accostarsi dalla, dall a quell'albero e dal fare quello che, che suggeriva il serpente, sarebbe venuta la conoscenza del male, con tutto ciò che questo comporta. Poi l'avarizia, il desiderare ciò che non si può, la golosità significa l'appetire. Ha un qualche cosa di proibito e la lussuria, poi è la, è, è la consumazione. È, quindi è, è un peccato complesso. A questo c'erano già arrivati diversi autori pur senza scendere in così dettagli, analizzando il racconto stesso del libro della, della Genesi che fa comprendere che non è così semplice nella vecchia versione il pomo. Proibito, d'accordo, la mela, ma anche nella nuova versione sì, eh, l'atto sessuale sì, ma tutti e quattro andavano stroncati prima di sterilire l'albero dalle radici. E qui la Madonna spiega come lei ha distrutto tutte e quattro queste eh, ramificazioni, diciamo così, dell'unico peccato originale. Umiliandomi sino al profondo, ho vinto la superbia. Mi sono umiliata davanti a tutti. Non parlo della mia umiltà verso Dio. Questa è dovuta all'altissimo da ogni creatura. E parentesi, Eva non l'ha praticata. Lebbe il suo verbo, la dovevo avere io da donna, ma hai mai riflettuto quali umiliazioni dovetti subire da parte degli uomini? Anche Giuseppe, che era giusto, mi aveva accusata nel suo cuore. Gli altri, che giusti non erano, avevano peccato di mormorazione verso il mio Stato. E il rumore delle loro parole era venuto come onda amara a frangersi contro la mia umanità. E furono le prime delle infinite umiliazioni che la mia vita di madre di Gesù e del genere umano mi procurarono. Umiliazione di povertà, umiliazione di profuga. Umiliazioni per rimproveri di parenti e amici che non sapendo la verità giudicavano debole il mio modo di essere madre verso il mio Gesù, fatto giovane uomo, umiliazioni nei tre anni del suo ministero, umiliazioni crudeli nell'ora del Calvario, umiliazioni fin nel dover riconoscere che non avevo di che comperare luogo e aromi per la sepoltura del figlio mio. Ho vinto l'avarizia dei progenitori rinunciando in anticipo di tempo alla mia creatura. Una madre non rinuncia mai che forzatamente alla sua creatura. La chiedono al suo cuore la patria, l'amore di una sposa o Dio stesso, ella recalcitra alla separazione. È naturale, il figlio ci cresce in seno. E non è mai reciso completamente il legame che tiene la sua persona congiunta alla nostra. Se anche ha spezzato il canale del vitale ombelico, resta sempre un nervo che parte dal cuore della madre, un nervo spirituale più vivo e sensibile di un nervo fisico, il quale innesta nel cuore del figlio. E si sente stirare sino allo spasimo se l'amore di Dio o di una creatura o le esigenze della patria allontanano il figlio dalla madre e si spezza lacerando il cuore se la morte strappa un figlio di una madre ed io ho rinunciato dal momento che l'ho avuto al figlio mio a Dio l'ho dato a voi l'ho dato io del frutto del mio seno me ne sono spogliata per riparare al furto di Eva del frutto di Dio ho vinto la golosità e del sapere e del godere accettando di sapere unicamente ciò che Dio voleva che io sapessi, senza chiedere a me o a Lui più di quanto mi fosse detto. Eva questo non lo ha fatto. Eva ha voluto sapere ciò che era meglio non sapere e godere ciò che era bene non godere. Ho creduto senza investigare. Ho vinto la golosità del godere perché mi sono negata ogni sapore di senso. La carne mia l'ho messa sotto i piedi. La carne strumento di Satana l'ho confinata con Satana sotto il mio calcagno per farmene scalino per avvicinarmi al cielo. Il cielo la mia meta laddove era Dio, l'unica mia fame, fame che non è gola. Ma necessità benedetta da Dio il quale vuole che appetiamo di Lui. Qui mi permetto di fare un'altra sosta, stiamo per arrivare poi alla parte centrale, dove la Madonna dice delle cose molto importanti inerenti al nostro tema. Ma il cielo, la mia meta, l'unica mia fame, Capiamo che significa quando Gesù dice: Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno, calma, perché saranno saziati. Oppure, nella versione di Luca, Beati voi che ora avete fame, perché sarete sazi. Oppure, quello che dice la Madonna nel Magnificat, Gli affamati ha ricolmato di beni, ma quali affamati? Quali? Sapete che ci sono le interpretazioni. Come dire, politica addirittura della teologia della liberazione del Magnificat, ah, qui dice che Dio è contro la fame nel mondo e quindi lui sfama gli affamati ah, e dobbiamo quindi combattere contro le ingiustizie sociali. Ma quando mai non si parla di quella fame lì? Per carità, la fame è materiale, bisogna sovvenirla. Cioè, eh, non è una cosa buona che ci siano persone che muoiono di fame, non è una cosa buona, è un eufemismo, è una cosa pessima. Ed è cosa lodevole, evidentemente, dare da mangiare agli affamati è la prima delle opere di misericordia corporale. Ma non è tutto qui: la fame. Eh, adesso siamo in tempo di Quaresima, no? questa, questa, questa catechesi capita eh, addirittura nel tempo di Passione. Cosa significa per noi fare cristiani, fare il digiuno? Ce l'ha detto Gesù, no? Cioè, ci sono tutte quante le motivazioni classiche: quindi l'espiazione dei peccati, l'impetrazione delle grazie, il dominio di noi stessi. Quindi un gesto ascetico per imparare a dominarci, a, a combattere i vizi, a reprimere le passioni. E quindi chiedere una grazia. Il valore espiatorio, il valore impetratorio, il valore ascetico, d'accordo? E poi. Qual è il surplus dei cristiani? Lo spiega Gesù, no? Quando gli vanno a dire, Senti po', ma come mai che i discepoli di Giovanni Battista digiunavano i tuoi? Digiunano mai. I farisei pure digiunano. Che fanno Che, questi, che fanno? Che, razza, che, che, che maestro sei? Che razza di santi di serie B sono questi qua che non digiunano mai? Ma che, che vai contando in giro? E Gesù che risponde? Possono forse gli sposi, gli invitati a nozze, digiunare quando lo sposo è con loro? Verrà il momento in cui lo sposo sarà tolto da loro e allora digiuneranno, cioè qual è il surplus? Ogni volta che tu digiuni, fai un bel digiuno e dici: Signore mio, a me io ho fame di te. A me non mi interessa niente che mangio o che non mangio. Io desidero te nella mia vita adesso, per come è possibile, e un giorno, quando sarà in pienezza. Questo è proprio il valore del digiuno cristiano, questo è quello che sta dicendo qui la, la Madonna. Fame di Dio, l'unica mia fame. La Madonna non gli importava niente di niente di nessuno. Perdonatemi, insomma, cioè, per carità, era piena d'amore e di misericordia verso tutti. E, una perché, ma anche lì era piena d'amore e di misericordia verso tutti. Perché? Perché Dio vuole, ha comandato l'amore del prossimo. Non c'era altro nell'anima di questa creatura. E attenzione, Dio vuole che appetiamo di Lui. Ci abbiamo mai pensato, cioè, qui facciamo un altro, in, in, in questi ultimi mesi ho fatto tanti di quei riferimenti che Dio solo lo sa, in questi tempi dove c'è ancora il terrore di morire, ma terrore di morire di cosa per un figlio di Dio? Un figlio di Dio non è terrorizzato dall'idea di morire. Un figlio di Dio non vede l'ora di morire. Si trova nel Nuovo Testamento. San Paolo diceva, io non vedo l'ora di essere sciolto da, da, dal corpo, però siccome pare che sia necessario che io rimanga ancora un pochino con voi, perché voi avete bisogno ancora di crescere nella fede, se questo Dio vuole, sia fatta la sua volontà. Ma se dipendesse da me, ma io me ne parto stanotte. Questa cosa, io vi assicuro che ci sono, non so chi ascolta questa catechesi, ma c'è più di qualche cattolico battezzato che se sente parlare in questo modo comincia a pensare ma questo sta fuori di testa, questo non è equilibrato, eh, è squilibrato, che so sti discorsi, la vita è una cosa bella, che è sta roba qui che, che muore, non vede l'ora di, 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 di morire, questo sta, sta fuori, ma che cos'è per noi la morte? è morte la morte si sì, è un travaglio certamente la nostra morte non sarà il placido passaggio della madonna a miglior vita tra l'altro con il risveglio e rientro dall'estasi che ti pure il corpo in cielo non sarà così sarà l'esperienza drammatica e pericolosa tra l'altro perché in quei momenti i demoni eh, vanno a <ride> A fare le, le combutte per strappare l'anima all'ultimo minuto, ma chi ha detto tante volte alla Madonna del Rosario, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte, può avere fiducia che non sarà lasciato solo, quindi sarà un travaglio. Ma è un travaglio che termina con la meta, la meta, la meta, il senso della vita. Dove stai andando tu? Che campi a affa? Adesso non voglio, cioè diciamo lo spot pubblicitario sempre a qualche ciclo di catechesi alternativo, cioè dal non senso alla vita di cielo. Una domanda fondamentale che tutti si devono porre è io cosa campo a fare? Perché anche se non te la poni, tu un senso, che, che cantava qualcuno o qualche cantautore qualche tempo fa, tu un senso ce l'hai e come nella vita? Bisogna vedere qual è. Il senso per molta gente è mangiare, bere e divertirsi, godere il più possibile e non pensare troppo alla morte, che, che o, o se ci dobbiamo pensare con qualche accompagnamento e condimento di gesto apotropaico perché porta male porta. Date pensare a queste cose qui che ci sta dopo. Mm, boh, boh. Se c'è qualcosa meglio, se non intanto capiamo qui. Questo è dare un senso alla vita, non è non dare un senso alla vita, è dare un certo senso. E il, se, se sia questo il senso della vita, possiamo discuterne. Anzi, dobbiamo discuterne, e molta gente glielo dà senza fare un ragionamento. Allora, dunque, eh, non so cosa c'è dopo, dopo, dopo la morte, se c'è qualcosa. L'unica cosa che so è che questo ciò. Poco, ma quello che è, cerchiamo di farlo fruttare al massimo e quindi, sacco di soldi, perché i soldi sono uno strumento per procacciarsi tutti quanti i beni, e i piaceri possibili immaginabili. Godermeli, godermi la vita, come, 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 come si dice: e se fosse possibile, pure diventare qualcuno, quindi essere stimato, riverito o addirittura famoso, meglio ancora. Ecco qua, fratto, Sapete la Madonna che cosa gli rimportava in avanti queste cose? Sapete che cosa gli importava? Meno che zero. E già dire che gli importava meno che zero è quasi un'offesa, d'accordo? Perché non ci proprio pensava. Fame di Dio. Eva non ha avuto fame di Dio. Anzi, Eva ha introdotto, ha introdotto quella fame, anche qui c'è stato un cantautore non faccio sempre in alto, facevo i nomi, ma chi li conosce bene che cantava Sesso, sesso, sesso sono un affamato. C'è una canzone. Purtroppo. Io quando ero giovane eh, oh, eh, 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 conobbi questa canzone, non ero molto appassionato di, di questo genere, però, quindi, ci sono tante fami. E vediamo lo step che interessa il termine, il compimento, la realizzazione materiale del peccato originale. Proseguo la citazione, prosegue a parlare della Madonna. Ho vinto la lussuria, la quale è la golosità portata all'ingordigia. Bellissima questa definizione. Perché ogni vizio non frenato conduce a un vizio più grande. E la golosità di Eva, già riprovevole, la condusse alla lussuria. Attenzione, non le bastò più il darsi soddisfazione da sola. Ecco perché la gola prima. Perché la lussuria, cioè darsi soddisfazione da sola, è qui cioè, non è equivocabile. L'abbiamo già visto questo qui. Cioè il serpente le ha fatto conoscere a livello personale il piacere sessuale. Dopodiché, da quello che si capisce, detto, guarda, gli animali vivono questo in due e attraverso questo si riproducono. Hai visto che è bello, no? Hai conosciuto, pensa un po' a viverlo in due e attraverso questo nasce la vita. Hai capito di cosa ti ha privato il nostro Signore? Riprendo la citazione, non le bastò più il darsi soddisfazione da sola, volle spingere il suo diritto ad una raffinata intensità e conobbe e si fece maestra di lussuria al compagno. Più chiaro di così? Più chiaro di questo è un passaggio fondamentale questo qui, eh? Quando vedremo, cioè, Don Guido Bortoluzzi e la prosecuzione di Maria Valtorta? Ma quando mai? L'ho già accennato, lo riaccenneremo, poi ne parleremo più per esteso. Secondo Don, Luigi, Don, Don, Don Guido Bortoluzzi, Eva, quella che la Bibbia chiama Eva, è un ancestre, è una scimmiona. E il peccato originale, secondo Don Guido Bortoluzzi, consiste nel rapporto sessuale illegittimo avuto da. Adamo con questa scimmione che ha, generato, che ha generato un ibrido che è caino. Invece Eva sarebbe nata dal fatto che l'Eva, un'altra Eva che sarebbe la donna, quindi la bambina, sarebbe nata dal fatto che Dio dentro l'utero di questa scimmiona ci ha messo un gamete di Adamo. Adesso non, non, non mi ricordo dove andare a riprendere. Insomma, è, esce fuori questa qui. Non fecondata in, in, in quel modo, ma in un altro modo. Quindi è, è, è Dio che prende il gamete di Adamo e un altro gamete per far uscire fuori. Quindi una donna, donna proveniente quindi da Adamo, ma non in quel modo, ma in un modo misterioso. Cioè <ride> dove sta e quindi quella povera ragazzina è del tutto estranea alla tragedia del peccato originale anche se poi da quello che si capisce viene secondariamente quando poi diventa più grande coinvolta perché anche con lei viene poi messa in atto la riproduzione sessuata cioè, è, cioè, è, 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 è per carità, è una teoria, d'accordo? Ma questo è un'altra cosa rispetto a quello che noi conosciamo dal libro de, della Genesi: è un'altra cosa da quello che conosciamo dal libro di Maria del Torto. cui uno può scrivere quello che vuole, e, se sostiene che sia una rivelazione privata, vabbè, poi uno è, è libero di eh, leggere, di prendere posizione e di farsi un'idea. Ma è un'altra cosa, sia dalla Bibbia sia da Maria Valtorta. Quindi. Poi le scelte, non spetta a me dire pendi per questa parte o pendi per quest'altra parte. Io certamente espongo quello che penso, però ognuno si fa un'idea e in base a quello che lo convince meglio eh, va. Ah, e... Tanto queste sono cose, ripeto, al momento opinabili, però pur essendo opinabili bisogna trovare un modo. Bisogna trovare come dire, una compatibilità dentro l'arco della rivelazione oggettiva. Questo è perfettamente compatibile, perché il libro della Genesi senza dubbio afferma che il serpente ha sedotto Eva ed Eva ha sedotto Adamo, qualunque cosa sia stata. Questo è il racconto della Genesi, lo afferma. Cosa si afferma di più qui è che cosa è stata la seduzione, uno può crederci o non crederci, ma la compatibilità di queste rivelazioni con la sacra scrittura, e poi vedremo quando faremo le somme. Perché dopo tutte quante queste cose, eh, guarda, che questo lo, padre, il, il padre X, questo lo ha detto il padre della Chiesa X, questo l'ha detto il padre della chiesa Y. Adesso, io sto, adesso non, non è finito eh, perché poi alla fine le andremo a rivedere. Queste cose qui, presentati i padri, presentato Maria Valtorta, acceneremo a quell'altra ipotesi, dopodiché alla fine dice guarda un po', qui dice questo, ti ricordi padre X, qui dice quest'altro, ti ricordi padre Y, qui dice quest'altro, ti, ti ricordi padre Z, e poi concluderemo, guarda che se le cose sono andate così diventa perfettamente ragionevole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 fine del ciclo di catechesi, questo abbiamo già fatto la, come dire, lo, lo, le, il trailer delle puntate successive, ma è così. Riprendo la citazione, io ho capovolto i termini e in luogo di scendere, perché lì c'è stata una, pre, una progressiva discesa e l'ultimo step, cioè introdurre la riproduzione sessuata nel genere umano, vuol dire far scalare di un gradino la dignità dell'uomo, perché relativamente a questo tu hai, come dire, equiparato l'uomo a un animale. è così tanto è vero, lo dico insomma, che qualcuno, sapete, quando, quando specialmente la coscienza un pochino si, si raffina, quindi che comincia un po' a, a vedere certe cose in maniera di, differente no? da come si vede quando uno non ha valori, non ha punti di riferimento, dice ma queste, queste cose sono, sono sfoghi animaleschi, li chiama qualcuno, l'avrete sentita questa, questa espressione, no? Perché? Perché anche una coscienza non raffinata percepisce, insomma, no? l'animalità. San Tommaso d'Aquino, quando parla del, del, proprio del, perdonatemi il termine, del coito, eh, dice... Che è un atto turpe, perché in quel momento si, si perde l'uso della, della ragione, quindi uno non è più padrone di sé. In luogo di far scendere. Ho sempre attirato in alto riprendo la citazione. E del mio compagno, un onesto, ho fatto un angelo ora che possedevo il Dio. E con lui le sue ricchezze infinite, mi sono affrettata a spogliarmene, dicendo: Ecco, sia fatta per lui e da lui la tua volontà. Quindi, capite cosa sta dicendo? Non soltanto non si è preso il monnezzaio della lussuria, ma anche il tesoro più prezioso che aveva, che era Gesù, appena l'ha avuto, subito se ne è spogliato. Lui è venuto per fare la tua volontà e dovrà fare una brutta fine. Fiat, subito, subito. Non ho detto è mio. Me l'hai dato, questo, questo, questo è mio. Casto, attenzione a questa espressione, è colui che ha ritenutezza non solo di carne, ma anche di affetti e di pensieri. Io dovevo essere la casta con la C maiuscola per annullare l'impudica della carne del cuore e della mente. La carne lo sappiamo cos'è, il cuore è desiderare ciò che non è per te. La mente è la superbia, quindi è bramare, concepire, rappresentarsi la smania di grandezza e diventare come Dio. E non uscì dal mio ritegno dicendo neppure di mio figlio unicamente mio sulla terra eh, come unicamente di Dio era in cielo questo è mio lo voglio ho anticipato prima perché le diminiscenze le ho letto talmente tante volte queste cose qui che mi sono rimaste impresse no? eppure prosegue Maria non bastava ancora per ottenere alla donna la pace perduta da Eva ancora una volta da Eva la pace perduta da Eva, quella ve la ottenne ai piedi della croce. Nel vedere morire quello che tu hai visto nascere, nel sentirmi strappare le viscere al grido della mia creatura che moriva, sono rimasta vuota di ogni femminismo. Non più carne ma angelo. Una cosa c'aveva la Madonna che, come dire, eh, Strutturava la sua femminilità non, 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 non mi viene il la, la caratterizzava? No? Tra, le, tra le prerogative dell'essere donna c'è l'essere madre, ma di che figlio era madre? Ma se tu ti vedi non morire semplicemente un figlio cioè noi in questo, adesso in questa settimana, cerchiamo di, di pensarci. Pensate che nella messa in rito antico. In Questo giorno, proprio nel venerdì della prima settimana di passione, c'è una commemorazione dei sette dolori di Maria che si celebrano poi il 15 di, di settembre. No, addirittura in questo giorno, pur essendo quaresima e anche nel rito antico, così come nel nuovo, la quaresima è sempre blindata, ma si può celebrare la messa propria dei sette dolori di Maria proprio oggi. Carta che, che, che coincidenza, cioè, ma noi pensiamo a che è successo lì sotto la croce lì non c'è semplicemente una morte cioè io sono sempre pensato dico fortuna che non ho mai visto perché io sono una persona molto molto sensibile io se vedo una goccia di sangue insomma rimango cioè ma Gesù cioè, crocifisso ma altro che la passione di, di, di Mel Gibson eh. Isaia cioè, dice uno dinanzi al quale ci si copra la faccia chi venerdì prossimo parteciperà e lo consiglio vivamente, alla celebrazione della Passione, sentirà il quarto canto del servo di Iaveno come uno dinanzi al quale ci si copre la faccia, tanto era sfigurato, per essere d'uomo, il suo aspetto è diverso dalla sua forma da quella dei figli dell'uomo. La Madonna non ha visto soltanto morire un figlio, che già questo per una madre è una tragedia dagli effetti devastanti, ma l'ha visto massacrare, cioè distruggere, cioè. È stata una distruzione operata contro, contro, cioè una mattanza. È stato così. Cioè, io dico, chi si è scandalizzato quando uscì la passione di, di Mel Gibson farebbe bene a, a resettare un po' perché non si vede tutto nella passione di, di Mel Gibson. Eh? Non si vede la prigionia di Gesù nella passione di Mel Gibson non si vedono i soldati che gli sputano in bocca durante la, la prigionia notturna o come narra Sor Cecilia Bai che oltre che a sputargli in bocca, quello era, era il corollario gli avevano praticamente rifatto un vestito quando stava in quelle, quelle tre ore che è stata in carcere gli avevano rifatto un vestito fatto di bava umana cioè ha cambiato tanti vestiti il nostro signore durante la passione eh? uno è stato quello di bava umana poi il giorno dopo si è vestito col suo sangue, cioè era nudo ma era ricoperto di sangue. Ma voi immaginate un cuore come quello della Madonna? La Madonna aveva una sensibilità, San Tommaso spiega benissimo che l'umanità perfetta di Gesù e di Maria che pensiamo che erano eh, de coccio si dice a Roma, de ghiaccio? Ma avevano un cuore sensibilissimo, enormemente più sensibile rispetto al nostro. Io veramente penso che eh, se non ci fosse stata la mano dell'Altissimo, ma certamente la Madonna sarebbe morta di dolore. Non, non è possibile reggere per la sua sensibilità una roba del genere. L'ha mantenuta, ma miracolosamente in vita, senza nessun dubbio, la potenza di Dio. Perché? E attenzione perché? Perché? Ma quale crudeltà è una cosa di questo genere? Ma perché la Madonna doveva stare sotto la croce? E guardate che questa è stata una, de una delle tentazioni profonde di Gesù. Lo dice sempre negli scritti di Maria Valtorta. Una delle cose con cui il diavolo l'ha tentata nel Getsemani. Cioè, ma che, che guarda che sta a succedere, e tu vai a fare vedere questo, questo spettacolo a quella povera creatura? Che ti ha solo che tanto amato, che è innocente, che non si merita nulla di tutto questo? E quindi? Cos'è questa crudeltà da parte dell'Altissimo? Dell Adesso ce lo spiega la Madonna. Se non fosse stata necessaria la presenza di Maria ai piedi della croce, ma Gesù l'avrebbe lasciata a casa. Sarebbe stata una delle gioie più grandi per lui, una delle poche che almeno la madre non vedesse queste cose, e non soffrisse tutto quello che ha sofferto. Perché non l'ha fatto? Perché era necessario. E perché era necessario? Perché c'era un debito da pagare, il debito di Eva. Lui stava pagando quello da Adamo. Ma chi lo paga quello di Eva? Chi lo paga quello di Eva? Maria, la vergine sposata allo Spirito morì in quel momento, M Maria. Attenzione, conoscete le, le rivelazioni di Amsterdam, no? La famosa preghiera della, della Signora di tutti i popoli. Che eh, adesso credo che ultimamente abbiano rimesso in discussione queste apparizioni. Ma io quando scrissi il libro delle apparizioni di, di Maria. Ero rimasto una decina d'anni fa, che, il, che in, 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 intorno ai primi del, del 2000 il vescovo competente aveva riconosciuto la soprannaturalità dell'apparizione. Dell Adesso mi è arrivata la voce, non sto seguendo più tante cose, che qualcuno le ha rimesse un'altra volta in discussione. Comunque sia, la famosa preghiera della Signora di tutti i popoli è stata cambiata di autorità. Dagli organi del, della Chiesa perché, fu, perché era spesso così: che la Signora di tutti i popoli, che una volta era Maria, sia la nostra Avvocata. Ma eccola la spiegazione: Eccola, Maria, la Vergine sposata allo Spirito, morì in quel momento. E quando è che la Madonna è diventata la Signora di tutti i popoli? Quando è diventata la Signora di tutti i popoli? Perché dietro l'immagine della Madonna di. Ehm, di Olanda e c'è la croce e su quella croce la Madonna si erge sul mondo, sta parlando della corredenzione, sta parlando. In quel momento muore Maria e chi nasce? La Madre della Grazia, dice qui. Quella che vi ha dato dal suo tormento generata la grazia, quella che vi ha dal suo tormento generata la grazia, attenzione! E ve l'ha data il libro dell'Apocalisse, gli eretici la usano per bestemmiare. La Madonna è incinta e grida per le doglie e i travagli del parto. La Madonna non ha, non ha gridato per niente quando ha partorito Gesù. Ma quando è che ha gridato? Quando ha partorito noi? E a noi ci ha partorito sotto la croce, rileggo, rileggo la frase. Rimase la madre della grazia con la G maiuscola. Quella che vi ha dal suo tormento, generata la grazia. E l'ha data. Generata la grazia vuol dire... eccola ecco la, la, la corredentrice. La, ha contribuito a che la grazia con la G maiuscola ritornasse sul genere umano. Perché? Perché lei ha dovuto pagare il conto di Eva. Attenzione, il conto di Eva è meno salato del conto di Adamo, eh, perché Eva è stata all'inizio, ma la grossa responsabilità del peccato originale, questo sì, sta su Adamo, perché Adamo... Era il capo stimide del genere umano, perché se Adamo l'avesse mandata via a Eva non sarebbe successo niente. E chi lo paga a conto di Eva? Ma capite che se Eva non ha fatto niente, tutto questo discorso qui viene completamente smontato. Ma questo discorso non è stato fatto solo da Maria Valtorta, questo discorso è stato fatto da insigni autori spirituali. E questo discorso, se un giorno, come io sono certo, ci sarà il dogma della corredenzione, il fondamento teologico è questo. Non si possono fare i dogmi così, Dice, eh? cioè, ho deciso che la Madonna è corredentrice, è corredentrice. Ma il Papa può fare una cosa del genere, perché non è che il Papa può mettersi seduto e, e scrivere una cosa uh, così, di, di impero, di arbitrio. Il Papa ha il compito di indicare quali sono le verità rivelate da Dio, ma le verità rivelate da Dio hanno un senso, hanno una coerenza dentro il panorama della rivelazione. Se tu annulli Eva e la sua esistenza e la sua opera, è finita la correlazione, finita completamente. Attenzione a quello che dice ancora la, la Madonna. La femmina che avevo riconsacrato donna la notte del Natale ai piedi della croce, a cui sto ai mezzi di divenire creatura dei cieli. Attenzione al vocabolario. La femmina. Che significa femmina? Allora, siamo sempre attenti, no? Se io ho so un animale... Un animale si distingue soltanto nell'essere maschio o femmina, no? Perché? Perché per un animale la diversificazione sessuale e genetica è tutto. Femmina Perché dire femmina e maschio è già una terminologia che fa riferimento all'ordinazione reciproca del femmine, de, della femmina al maschio attraverso l'accoppiamento. Accoppiamento, accoppiamento, ma dire uomo e donna, no? Perché la Madonna è stata una donna, ma non è mai stata una femmina, capiamo in che senso è stata una femmina, evidentemente. Per cui di questi debiti, dovrei stare attenti a, com a come si parla. Eh? È stata una femmina, nel senso che certamente era aveva una conformazione del corpo femminile, ma in quel senso non ha mai messo in atto la femminilità, ma era una grande donna, era la donna, così come San Giuseppe, grande uomo, maschio in quanto, come dire, nato tale cromosomicamente e morfologicamente, ma niente a che fare con il maschio in quell'altro senso. Allora attenzione, la femmina riconsacrata donna la notte del Natale, che è successo la notte del Natale? È successo il parto virginale, questo è successo la notte del, del Natale, che nessuna donna mai conoscerà. Perché la donna conosce il parto come quello degli animali, con la differenza che, l'abbiamo già visto, gli animali quando partoriscono non soffrono. Quando partoriscono così come partorisce la donna, cioè tirano fuori il frutto del grembo dall'organo genitale. Mi si perdoni, insomma, ma per gli animali non si vede niente, per i mammiferi, e per gli umani sì. Quindi l'essere diventata femmina, quindi in quel senso, essendo una cosa non degna della donna, si vive con dolore. Attenzione, la femmina che avevo riconsacrato, donna la notte del Natale, ai piedi della croce acquistò i mezzi di divenire creatura dei cieli. Allora, attenzione, le donne vissute dopo Maria, tutte le donne. La donna può fare tre cose nella vita. Eh? Non è che può farne di più. Si sposa, non si sposa, quindi rimane così senza sposarsi, si consacra a Dio. Non ci sono altre cose da fare, ora. La seconda e la terza, evidentemente, sublimano, così come un, un uomo consacrato, la femminilità in quel senso, rinunciandone all'uso. E devono imparare ad essere grandi donne senza essere femmine. E le persone sposate? No. Le persone sposate? Le donne sposate? Sì! C'è modo e modo di essere sposata. C'è modo e modo di vivere la sessualità coniugale, c'è modo e modo di entrare in questo attualmente, certamente, eh, disegno divino, lo è, perché non nascono i figli se non in questo modo. Quindi alla luce di... C'è modo e modo, c'è modo e modo una donna castamente sposata, una donna che è molto, come dire, si veste in modo tale bellissima, ma nessuno che non sia suo marito può immaginarsi com'è fatta. Questa è una grande donna che sta mortificando in questo senso il suo essere femmine. Una donna che Insieme allo sposo vive la, la sessualità coniugale in maniera santa e più santo, se poi è meglio è, quindi astenendosi da tutto ciò che macchia il talamo nuziale anche se dentro il matrimonio, quindi dalle forme disordinate di esercizio della sessualità, avendolo come, come, come intenzione primaria, come dovrebbe essere, salvo le circostanze in cui questo non è possibile. Quello di cooperare con Dio alla procreazione e aprendosi con gioia alla vita, come santa Giovanna Beretta Molla, che ogni volta che rimaneva incinta andava dal parroco e gli faceva suonare le, le campane a festa, leggete le lettere di santa Giovanna Beretta Molla. Quindi, per quanto ora sia necessario evidentemente al genere umano eh, questo, perché attenzione, la conseguenza della violazione del segreto della della vita è che ora questa è l'unica forma possibile cioè quello che poteva essere quella la, la descrive così poi, poi lo vedremo il Signore quella quel, quell'unirsi senza libidine i figli sarebbero nati da un'unione misteriosa senza libidine non possiamo, abbiamo perso l'accesso, come già dicevano i padri della, della Chiesa. Non possiamo immaginarci com'era questa cosa. Forse non se lo immaginano neanche, non se lo potevano immaginare neanche Adamo ed Eva, perché sicuramente non hanno avuto figli in questo modo. Non hanno aspettato. che... Di, anche, vi ricordate che un padre della Chiesa disse che non hanno aspettato, hanno fatto le cose prima del tempo. Non solo hanno fatto le cose prima del tempo, ma non le hanno fatte malamente. Prima del tempo e malamente, hanno fatto prima del tempo ciò che non si doveva. Vedremo, vedremo un poi alla fine come tornano tutti quanti i tasselli. Eh? Per questo, che quando io ho letto il libro del, del Barontini, sapendo queste cose, perché già, già le sapevo di, di Maria Voltor, io leggevo e dico: eh, Ma guarda, questo sta qui, questo sta qui, questo sta qui, questo sta qui. Sono rimasto senza parole. Chiudiamo perché è ora di chiudere. Questo ho fatto io per voi negandomi ogni soddisfazione, anche santa. Di voi, e sta parlando alle donne, ridotte da Eva, sentite, eh, femmine non superiori alle compagne degli animali. Dice la Madonna questo qui, eh? E qui le donne si facciano un esame di coscienza, magari per il passato. Ho fatto solo che lo vogliate le sante di Dio. Tutte comprese quelle sposate. Tutte che non ci sono, eh, serie A e serie B. Come feci con Giuseppe? Vi ho portato e più in alto. La roccia del Calvario è il mio monte degli ulivi. Da lì presi il balzo per portare ai cieli sentite, l'anima risantificata della donna insieme alla mia carne glorificata per aver portato il verbo di Dio e annullato in me anche l'ultima traccia di Eva, l'ultima radice di quell'albero dai quattro benefici rami. Le ricordiamo, eh? Superbia, avarizia, gola e lussuria. E dalla radice confitta nel senso che aveva trascinato alla caduta l'umanità e che fino alla fine dei secoli e all'ultima donna vi morderà le viscere. Forte anche questa espressione. L'istinto, la concupiscenza, la brama quando si accende che necessita la soddisfazione. Da là dove ora splendo nel raggio dell'amore, io vi chiamo e vi indico la medicina per vincere voi stessi, voi stesse. La grazia del mio Signore è il sangue del Figlio mio. Attenzione, la grazia del mio Signore è il sangue del Figlio mio. Cosa ha detto riguardo la grazia? Prima perché il sangue del mio Signore l'ha versato il nostro Signore. Il sangue della nuova alleanza, versato per voi e per molti, l'ha versato nostro Signore. La Madonna non ha versato il sangue. La Madonna ha versato lacrime che sono eh, acquose, così come la grazia nella Sacra Scrittura è simboleggiata dai fiumi d'acqua viva che sgorgano dal seno. La Grazia, dal suo tormento, ha generata la grazia. Quindi, che, come si fa a rinascere? Sangue e grazia, ciò che Gesù ha fatto per noi e ciò che la Madonna ci ha ottenuto sotto la croce. E questo è, diciamo così, la conclusione del primo step. Sul peccato originale. Ora, evidentemente, no, sapete che Maria Volta ha scritto anche le lezioni sulle epistole romani. Nelle epistole romani c'è un capitolo intero dedicato al peccato originale, quindi al confronto tra Adamo e il nuovo Adamo. Quindi c'è una sezione veramente molto, molto lunga, e poi ve la citerò la prossima volta: dove nelle epistole romani si affronta questo tema in maniera molto, molto, molto estesa. Eh, è impossibile leggerlo tutto e commentarlo tutto perché eh, ci porterebbe via una montagna di tempo, andando anche a dei dettagli. Cioè il, il, il fine di questa catechesi non è come dire principalmente fare una catechesi, poi quindi un approfondimento anche su tutte quante le conseguenze del peccato originale, ma è chiedersi. L'ipotesi teologica di che cosa è stato, quindi mm, io leggerò degli stralci, non tutto quello che c'è scritto, che richiamano un po' a titolo poi di completamento quanto ormai dovrebbe essere già chiaro quanto risulta dagli scritti di Maria Valtorta. Ecco. E così completeremo questa sezione centrale. Poi ripeto, io faccio un po' di, di ripasso e esporrò brevissimamente il pensiero di questo sacerdote che è mio confratello insomma io eh, sono molto in imbarazzo nel dover prendere le distanze da certe cose perché è un confratello eh, quindi <ride> e poi rimango sempre oh, se poi dovesse andare tutto quanto bene cioè eh, io eh, evidentemente eh, la, la percezione che ho potrei tranquillamente sbagliarmi su tante cose e poi andremo a tirare le conclusioni del nostro itinerario. Intanto una santa notte a tutti chi ha seguito la, la diretta, una santa Pasqua a tutti e, e Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga.